Buonasera a tutti, siamo questa sera ospiti di Nicola Coccooliva nella Laura Pausini Tour 2012, inedito tour. Siamo a Torino, quindi giocavamo in casa e non potevamo non fargli visita. Andiamo a vedere in anteprima in retroscena del palco. Qua siamo nel backstage. E qua abbiamo la rastreriera Schecter, non so ovviamente. Allora, qui parleremo dopo con calma, però le stavi provando prima del concerto, giusto? Sì, abbiamo fatto il soundcheck, tutto a posto, come al solito, d'altronde. Ormai sono un bel po' di date, quindi stanno reggendo la pelle, assolutamente. Sì. Abbiamo anche lo stesso corpo fuori. Che non è in particolar modo mio, però nel case ci devono stare, anche perché proteggono le chitarre, sono orsetti protettori. Bene, adesso ci mettiamo magari con calma, facciamo finire le tue cose e poi ci mettiamo con calma a parlare. Volentieri. Sia con te che il tuo backliner, che volentieri. È colui che ti aiuta durante tutto il concerto. Santo Carlo. Carlo. Siamo scesi dal palco dove ci hai fatto fare un giro breve di questo grosso palco, diciamo. Beh, poi il primo grosso che fai così di queste dimensioni. Sì, quindi sì, ricordiamo che qualche mese fa ti abbiamo visto proprio nel, no? Quando è partito tutto all'improvviso. Sì, è partito tutto molto molto di corsa, quindi mi sono dovuto un attimo abituare sia ai ritmi e sia a cercare di far quadrare i tempi, perché comunque c'erano veramente, credo, una quindicina di giorni, 20 giorni, sembra veramente scarso un mese per poter fare scelta di chitarre, suoni, tutto quanto per questa cosa molto importante. La prima cosa è partita addirittura con una televisione in cui io non ho capito proprio nulla di tutto ciò. Cioè ero salito sul palco e ho detto dobbiamo fare questa televisione, ok. Ero convinto di potercela fare, in realtà poi ho detto, iniziato a vedere la gente, ti arrivava di tutto, pupazzetti perché il pubblico suo è calorosissimo. E quindi è stato un sacco emozionante, l'emozione c'è cioè, tutte le sere in realtà. Hai ancora i capelli dritti dall'emozione? Esatto, bianchi non si vedono però li sto perdendo piano piano. Beh, quella cosa me la ricordo io. Ecco. Al primo cambio di chitarra fatto a Milano, ecco, è uscito fuori e fa: uè, è una figata! È una figata! Sì, sì, vai. Ma scusate, vai. L'ho preso, l'ho buttato dentro. È stata la persona che mi ha dato più coraggio. Sì, ha fatto, vai, no, ma la figata, vai. Suona, che intanto quello devi fare. Cioè, lui, l'unica roba che è riuscito a dirmi che, vabbè, Carlo Barbero. Chi è questo losco figuro che è entrato sì, in questo? Losco figura è uno dei numeri uno per quanto riguarda, no, almeno no, per no, me. Dico io. Numero uno perché è solo te. No, io in realtà lui lo conoscevo di nome, cioè sì, come si diceva, la fama precede ahimè il nome, perché avevo visto un sacco di video, comunque da musicista dice, caspita, ti toccherà Carlo Barbero, madonna, allora cioè, sembrava il sogno della vita. E in realtà è stata la persona che mi ha messo più tranquillità, perché anche nei momenti quelli più tipo dobbiamo salire, via, mi faceva, oh, nani! Poi fa lui che chiaramente è romano. Romano e parlo milanese. Esatto. Io sono abruzzese, però chiaramente capisco un po' di dialetti, mi diverto, mi fa, oh, stai tranquillo, in bocca al lupo, culo alla balena, vai, paccone sulla spalla e via si parte. Agitatissimo. È un appoggio oltre tecnico perché essendo un backliner. Sì, il nostro primo incontro tecnico è stato a Roma, bello, in una sala prove. E ci vediamo la sera prima, scarichiamo tutte queste chitarre, i cartoni, cose, la corda, la questa e qui. Ci vediamo domattina alle 9:30, ok, perfetti, alle 9:30, io alle 9:30, 10:30, 11, 12, gravissimo. Ring, chiama, niente, morto a letto, mi ha svegliato all'1:30. Oh scusa, mi passo addormentato. Io sono la prima figura di merda che si poteva fare, però fare è andato. Poi è arrivato lì, ti ho fatto bene, sei arrivato, sì, vado a pranzo, ce l'avevo. Direi di parlare un attimo anche con te della parte tecnica delle chitarre, visto che... Sì, diciamo che quando è arrivato Nicola, che eravamo a Milano, c'era l'esigenza di fare tante chitarre subito. E fra i vari nomi che erano usciti fuori, fra i più famosi e meno famosi, a un certo punto mi ha detto no, perché hanno parlato di queste Schecter, ma che ne pensi? Ho fatto, beh, cavolo, comunque le Schecter sono chitarre famose da sempre. Io non ne conoscevo tantissimi modelli, purtroppo lavoro con troppi tipi di chitarre. Però io ho detto, secondo me potrebbe essere un bel investimento, una bella prova. Infatti quando sei presentato con tutte queste 12 chitarre, tutti i cartoni, io lì mi sono detto perché ho pensato a questa cosa. È scattato il tuo classico gesto. Però diciamo che
dopo un primissimo setup di assestamento, non abbiamo, io al momento non ho nessun tipo di problema, riesco a gestirle bene, sia sui cambi corde, sono molto tonate, non abbiamo... Io parlo sempre di queste cose qua perché magari sono poco musicali, però per quello che mi riguarda sono fondamentali, perché poi se abbiamo un problema lui si guarda e fa che succede, e io devo cercare di risolvere il problema. Però diciamo a livello di intonazione, di rumori di fondo o cose particolari non ho riscontrato nessun tipo di problema. Cioè con i cambi date che fate da una parte all'altra subiscono il viaggio, i cambi temperatura? Sì, subiscono il viaggio, e se pensi abbiamo fatto pure 12 voli in aereo, hanno viaggiato, hanno fatto 12 ore di cargo, quando stanno in quota stanno belle fredde, quando arrivano a terra poi fanno un fa caldo perché a Parana faceva 40 gradi, anni faceva, poi vai su in aria va a meno 70, cioè comunque gli strumenti accusano tanto, certo, per quei trattamenti. Io quando faccio viaggiare ci metto la copertina sopra, ma non è quello che fa la differenza. Però ho visto che se cambi bene le corde, gli dai un minimo di mantenimento, come e lui lo sa fare, No, vabbè, non è quello, faccio solo quello. Quindi sai fare blending, io so cambiare le corde. No, sa pure suonare corde tutte e due. No, in realtà per suona anche, sì, lo spettacolo, volevo dirlo, adesso anticipiamo, sì, però. Basta. Tecnicamente io non ho nessun tipo di problema, cioè, mi diverto pure, infatti quando io non c'è le provo durante il giorno, mi diverto a cambiare, non mi ci trovo per niente, no, sono dei bei strumenti. Io con questa vi saluto perché siamo a ricorso di questo, non lo so ancora leggere, però vado a cena. Noi ti ringraziamo, ciao ragazzi, ci vediamo dopo, a dopo. Domanda di routine, però bisogna farla questa per chiudere. Tu con le chitarre come ti trovi? Io con le chitarre mi trovo bene, ragazzi, cioè che dire, le ho scelte anticipatamente perché sapevo i momenti dello spettacolo dopo che passai il provino, quindi sapevo più o meno anche i gusti a livello di colorazioni che potevano essere conformi allo spettacolo, che gradiva Laura per poter prendere parte in tutta la scenografia disegnata, quindi i colori, i momenti vari. E quando ho visto il catalogo sono andato proprio a selezionare, quando sono venuto da voi, sì, anche dei modelli proprio specifici che, oltre a rispettare le specifiche, diciamo, estetiche del colore e quant'altro, rispondessero soprattutto all'esigenza del suonare. Sì. Perché ci sono pezzi che poi lo vedrete anche stasera, adesso siamo nel backstage, ma vi godrete un bello spettacolo perché ci sono tantissimi momenti diversi. Passiamo dal pop più estremo ad alcuni momenti molto rock, ai momenti acustici veramente ben fatti, arrangiati, sempre da Paolo, che fa anche tutta la direzione musicale, certo, oltre che a metterci del suo, e io riconosco chiaramente la sua mano, mi giro e dico, ah, c'è Paolo, mannaggia la miseria, aspetta, e quindi insomma, sono tutta una bella sensazione. Qual è la tua preferita? Di chitarra? Due preferite, lo dici una preferita. Allora, di chitarra mi piace moltissimo la Ultra 2, mi piace, perché ha una timbrica veramente definitissima, e in particolare sul pezzo in cui l'ho scelta, che invece no, mi serviva proprio quel muraglione di suono grosso che mi faceva tutta la parte dell'ingresso. Certo. Mi piace molto la Tele, una chitarra, ricordiamo, sempre di fascia anche economica se vogliamo, però è veramente ben fatta, risponde bene ed è molto calda. Okay, teniamo a precisare che comunque le chitarre, anche quelle economiche, non hai toccato assolutamente niente, nel senso sono sono praticamente come nascono. Chiaramente questo è importante. Qualche piccolo trucchetto di fondo c'è, ma non roba strutturale. Esatto. Cioè, è proprio una roba... questione di regolazioni tue, sì, eccetera, però assolutamente, assolutamente. Questo è importante. Giustamente. Sì, sì, sì. Giusto su una abbiamo addirittura cambiato per esempio il battipenna, invece era bianco, l'abbiamo rivestito sempre per un'esigenza estetica, perché chiaramente doveva sembrare un... Non è quello che cambia il suono. Esatto, quello, anzi un pezzettino insomma di nastro colorato così, che fa anche un bel effetto da fuori. Magari se dovessero fare una signature la farei così adesso, perché mi sono talmente abituato a vederla così che mi piace. No, Ultra 2, Tele assolutamente, la Gold Top mi piace, la... Quella è stata la prima che ci hai detto, come sì, noi, quando sei venuto a provarla, sì, è stata, sì, 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 la prima. Assolutamente. E quindi insomma, no, ma più o meno tutte, guarda, devo dire, rispondono tutte le esigenze. La Port Thompson, anche una chitarra oltre esteticamente particolare, ha quella timbrica che mi segna per quel pezzo, che è un po' dance così, alla Jamiroquai, se vogliamo, come arrangiamento, certo, no? E mi serviva quel suonino che era proprio tipo 335, se vogliamo. In realtà è anche più conosciuta come una chitarra rock, perché certo, è usata da Port Thompson, insomma, però gli abbiamo dato questa sfumatura un pochettino più funkettosa,
è anche un po' jazzarola. Dopo sentiremo dopo. Sì, sì, volentieri. Dai, io ti ringrazio, ti faccio andare ovviamente a cenare. Saluto a tutti. Buon concerto.